Ora la domanda è: normale o difficile? Perché difficile è difficile. Mi mette in difficoltà con i personaggi che conosco. Bethany è complicata da usare, non l'ho provata appena. Vediamo se le daily funzionano per curiosità. Ok, le daily funzionano, farò la daily probabilmente. Quindi io andrei a normale. Facciamo un giro di prova. Ok. Non so se questa cosa sia buona. Immagino di sì, se, tranne quando non lo sarà. Perché qua ci servono più i cuori rossi di quelli blu. Aspetta, io dovrei usare l'oggetto. Ok, vediamo come si prospetta la situazione perché lo comprerei volentieri. Il restock. Allora, in questo caso se lo può anche prendere. Mi piacerebbe trovare degli attivi da sommare a questo attivo che c'ha Bethany. Che fa questo personaggio? Allora, ti parlo comunque da persona che l'ha usato una volta sola. Comunque, i cuori blu non li prende. Appaiono in quel conteggio sotto le chiavi e li usa per caricare il suo oggetto attivo che sinergizza con gli altri oggetti attivi che trovi. Infatti se ne trovo uno voglio vedere cosa. Oppure la testa di Bob, ma accontento. La testa di Bob mi starebbe benissimo. Giusto per vedere che effetto fa. Mamma mia. Tosto. Isaac è tosto, è diventato tosto. Non so, c'è qualcosa che mi sembra tutto più difficile. Quello è buono. Non era ciò che volevo, però è buono. Anche la bomba è utile. Ok, quindi il cubo di carne ce lo prenderemo, non lo assorbiamo perché è troppo buono per essere assorbito. Notare Femin con la skin nuova. Ah. Per il resto è più o meno sempre la stessa tiritera. I proiettili sono diventati leggermente più veloci rispetto a prima. Di un po' tutto però. Ok. Grazie. Non ho le chiavi quindi non posso fare la strada alternativa nemmeno volendo. Ma non voglio. Partiamo dal presupposto che io non voglio, potrei utilizzare le bombe. Vediamo, facciamo una prova. C'ho due bombe. Potrebbe andarmi di incredibile culo, non credo, però vediamo. Che già non è male come inizio. Eh sì, con un'altra bomba mi posso prendere il restock, la mia banca, che ripaga. Ah, restock non mi dà più oggetti aggiuntivi. Così è crudo, come si suol dire. D'accordo.
Hanno nerfato un sacco di oggetti, hanno buffato un sacco di oggetti, è incredibile. Questo dio no. Vabbè, avevo tre cuori rossi. Se me la gioco con calma, a distanza, sfruttando le fiammelle senza farle distruggere, perché mi possono parare i proiettili e possono fare danno da contatto, però poi si rompono e io voglio che rimangano, che si accumulino. Quindi tanto la boss rush non ho nessuna intenzione di farla per il momento. Una carta. Non mi dispiace, ma dove sono finite le chiavi? Cioè, scusate. Frega, se devo giocare safe, che il gioco pretende che io lo faccia per stare tranquillo, lo faccio, non me ne frega niente. Grazie. Abbiamo solo 3 monete, quindi la chiave ce la usiamo per il negozio. Cazzo. Maledetti. Questo. Per amore della scienza. Prendiamo Undefined e vediamo che cosa succede. Usiamo anche il Choke Clubs. Io proporrei di battere prima il boss. Abbiamo il 100% di patto angelico. Perché? Ah. Sì, è una caratteristica di Bethany. Non so. Ma io proverei. Mi ha portato alla stanza di error. Ok. Questo di per sé è già un'ottima cosa perché possiamo prenderci un aumento di velocità e un aumento di danno. E facciamo saltare sto tipo. Va bene. E usiamo di nuovo sfruttando i nostri soul art. Perché lo caricano. Non so cosa sta succedendo perché i nostri fuochi sparano lacrime molto strane di svariate forme, colori e dimensioni. Però ok. Per il momento andiamo così, poi vedremo cosa succede. Siamo molto più positivi rispetto a prima. Little Horn ce la possiamo fare. Infatti c'è il patto angelico. Vabbè, questo lo possiamo prendere. Il burro no, il burro no. Il burro no, decisamente no. Allora, dobbiamo toglierci il burro. Ok. Prendiamo questo. Assolutamente il void lo voglio. E credo che combatterò anche l'angelo. Io non ho idea di che cosa farà il Void, ma non vedo l'ora di scoprirlo, guarda. Aia. I fuochi si stanno estinguendo.
Cazzarola. Me li ha tolti tutti. Va bene, adesso ci fa... una volta che riusciamo a batterlo, poi possiamo prenderci la nostra rivincita. Ci vorrà un po'. Ci vorrà un po'. Cazzo. Ok, piano B. Piano B come bomba, intendevo. Ok, stiamo molto calmi. Io non so quanta vita abbiamo, ma la risposta è sicuramente non abbastanza. Allora, questo ce lo prendiamo. Questo lo assorbiamo e lo trasformiamo in velocità e rateo di fuoco. The Moon. Non vedere quanta vita ho non mi piace. Usiamo The Moon. The Moon. Ok. Con una bomba possiamo andare al negozio. Il negozio c'ha un oggetto che mi interessa. Allora facciamo così. Questo me lo prendo io, mi dispiace. E ci prendiamo questo. Gli oggetti che costano 17? Ma siamo seri, aumentano di prezzo pure. Allora, proviamo a usare il coso. Cosa fa? Assolutamente niente. Ok. Non fa assolutamente niente il Void da solo. Perché è tutto più lento? Non dirmi che hanno nerfato lo stopwatch. E quindi si attiva a caso, non più ogni volta che prendi danno. O è sempre attivo? Sembra tutto sempre più lento. Qualcosa non va. Comunque abbiamo ben poche chance di patto. E devo assicurarmi di prendermi i cuori prima di Dark Bomb. Buonasera. Sto facendo una run con Bethany. Ti stai chiedendo se il gioco mi gira lento? La risposta è che ho preso un oggetto che fa girare tutto più lento. Però è strana questa cosa, cioè sono preoccupato perché mi sembra troppo... Era un oggetto già particolarmente buono, non possono averlo potenziato così tanto. Secondo me a un certo punto si rompe. L'obiettivo è cercare di arrivare il più lontano possibile con Bethany. Vabbè. Buono. No! Mie. Ma guarda te che mi devo contendere i cuori con Dark Bomb. Aiuto. Ok. Abbiamo chiavi e non abbiamo bombe. Io preferirei visitare la stanza del tesoro, tanto non abbiamo tante chance di patto a priori. Ok. Vediamo un po'. Non è un oggetto che voglio. Però lo possiamo assorbire giusto così per shit and giggles. Visto che tanto non lo stiamo usando il Void. È il Butterbean, cioè questo. Che mi fa generare questi fuocherelli bianchi. Che scompaiono quando cambi stanza. Giustamente, cioè, è bilanciata come cosa, ok. Vabbè, lo prendiamo anche se fa schifo.
E beh dai, ci facciamo il boss, vediamo un po'. Non mi aspetto un altro patto, ma va bene così. Dark One. Però rallentato non rappresenta una grandissima minaccia. Mi sembra che si stia velocizzando però. Cioè, il gioco in generale. La musica non è più rallentata. Apparentemente. Non lo so, non ci sto capendo più niente, sono un po' confuso. Io userei pure The Magician, ma è un po' uno spreco. Cioè non che cambi tantissimo, se lo faceva finire magari 15 secondi prima. Ok. Quindi abbiamo un patto satanico. Un aumento di range che in realtà è stato stupido prendere. Pretty Fly. Ma Pretty Fly, questo non si sa mai. Allora, potremmo avere dei soldi e potremmo avere un famiglio. Non posso rischiare più di tanto. I soldi mi piacerebbero perché c'ho... c'ho restock. Però contemporaneamente questo è un oggetto troppo buono a livello proprio offensivo. E già comunque no, mi sta mettendo a 3 cuori, che non è ideale. Esploriamo il resto del piano, vediamo come procede. Esplodi e magari esplodi in mezzo ai funghi. Forza, vai. Porca troia. Ok, un aumento di range praticamente. Di utile. Beh, il boss l'abbiamo fatto, quindi in teoria potremmo anche entrare qua dentro, speriamo bene. No buono. No buono per niente. Credo che prendendo quel patto satanico ci siamo preclusi i patti angelici, ora che ci penso. Che non è necessariamente una cosa sbagliata, però in realtà... No, a quanto pare Bethany se ne infischia di questa cosa, oppure è cambiata completamente la questione. Qua me lo uso The Magician, non me ne frega niente. Abbastanza palloso. Allora lì c'è una... c'è un volt. Merda, addio patto. Vabbè, c'è andata di culo finora in realtà, quindi... Servirebbe un oggetto buono, cazzo. Qualcosa di game changing proprio. Stare attenti che questi generano creep. Niente. Tesa la situazione. Luck. Luck. Oh. Ok. Allora io adesso che ho 4 chiavi, 2 me le uso. Ok.
Non abbiamo più chiavi, però forse possiamo fare delle belle cose lì. Allora, dobbiamo solo trovare un'altra chiave. Possibilmente più di una. Allora, cominciamo con una. Chiata qui. Midas Touch. Lo posso prendere Midas Touch. Una roccia tinta super segreta con Small Rock. Davvero. Ok. Ok, devo ancora trovare le chiavi, però va bene. Teratoma. Se trovassi dei cuori rossi sarei contento, però. Magari me li compro al negozio. Sono disposto a pagare stavolta. Talmente male sono. Ah, giusto, non ho chiavi. vabbè. Mannaggia. Porca troia. Allora, la stanza segreta è sicuramente qua. Secondo me è qua. Mio, ok, molto meglio. Allora, vediamo se è davvero qua. È qua. Ci abbiamo guadagnato bombe, ma niente fottute chiavi. Tuttavia, arrivati a questo punto, giusto, non posso entrare qua. Allora, arrivati a questo punto, questo è un aumento di tears e di shot speed. Lo potrei trasformare in qualcos'altro. Ho 6,45 di danno. No, forse le tiers. Un po' di tiers in più è meglio di azzardare. Se qualcuno vuole spiegata qualcosa, chieda. The Frail, porca puttana, non sarà semplice, aspetta. No, si è fottuto il cuore, va bene. Booster pack. Ciò farzo. Ok. The world. Non adesso. The tower, no. The stars. Sarebbe stato meglio prima. The stars. Allora, prendiamoci The stars. E andiamo giù. Sì, andiamo giù. Corso di Unknown, che palle, tre cuori. Avevamo tre cuori. Infamy non lo posso assorbire, è troppo buono. Aspetta, fottute seconde ondate di nemici pure. Aspetta, ah. Justice, buono Justice. Lo apro. Sì, però, due coglioni anche. Entriamo qua. Allora, a me sembra che questo faccia cagare. Però magari l'hanno potenziato, quindi lo potrei prendere. Basta che magari abbiano fatto che blocca i proiettili, va bene. Che faccia più danno. Dovrei entrare in un negozio che l'ho comprato a fare restock. Allora, facciamo un tentativo. Intanto abbiamo la chiave.
Sembra che blocchino i proiettili. Sembra. Abbiamo tre cuori. Queste sono le brimstone bombs. Le abbiamo sbloccate di recente, ma non le abbiamo mai prese. Non me la sento di togliermi dei cuori, sinceramente. Cazzo. È brutto dover giocare così sulla difensiva, ma purtroppo se il gioco... diventato più difficile e non lo conosci, sei costretto. No, Suicide King no. Non so se l'hanno cambiata, ma non è questo il momento in cui intendo sperimentare. Morite. Ah, perché questa stanza giustamente era troppo facile, quindi gli hanno aggiunto pure questi altri. Allora, niente rocce tinte. Nope. Troppo rischioso prendere quelle bombe. Assolutamente fuori questione. Negozio. Questo potrebbe essere buono. Questo costa poco. Questo costa meno, però costa comunque tanto. E non so se lo posso trasformare in qualcosa di buono. Questo non so cosa fa. Facciamo un altro piccolo prelievo. Extra Curse Runes. No! Cazzo! Devo impararli questi oggetti, maledizione. Non voglio altro. Cioè, nel senso, non è che mi dispiace troppo come cosa, ma non avrei pagato di certo per ottenerlo. E che non abbiamo trovato degli attivi fighi, è strana sta cosa. Extra corso, non so, ma porca troia. Anche questa non era abbastanza semplice. Dice, vabbè, se è troppo facile aggiungigli 3-4 di quei vermetti. Problema risolto. Facciamoci il boss. The Cage. Cazzo, questo era tosto pure prima. Non sembra che l'abbiano cambiato. Forse ha un pochino meno di vita. O forse sono più potente di quanto penso. Dunque, questo mi dà degli amuleti, ma io quasi quasi lo trasformerei in statistiche, quindi un tears up e speed up.
D'accordo. Ma ancora non ci siamo. Devo assorbire un attivo. Potrei assorbire anche questo. Non sei Shadow. Però non so se l'hanno cambiato. Beh, mi hanno trasformato in mamma intanto. Pillole, pure lì. Cazzo. Lo sapevo. Ancora questa storia dell'aggiungere i vermetti alle stanze. Sembra proprio che le batterie grandi siano ormai passate di moda. Quindi Restock non è un granché da solo adesso, cioè. Perché se le cose vanno a costare sempre di più. Chiave, sì. Ma ancora non va bene. Ok. Black up. Molto sci-fi l'effetto dell'H. Dai, che fa? Ok. Aspetta. Ah, e qua non ce la fa. Giustamente non ce lo apre. Abbiamo trovato il boss. Con un mini, cioè con un boss del primo piano a guardia, tra l'altro. Che culo. Oh no, dobbiamo rifare quella stanza perché sono stato scemo. Perché volevo evitare che Dark Bamba si prendesse il cuore. Invece se l'è preso lo stesso. Vediamo se riusciamo a lasciarli a terra, magari più avanti riesco a utilizzarli per qualcosa di vitale. Questo te lo puoi pure prendere, guarda. Il ragno. Vediamo cosa c'è al negozio, magari. Ma ci servono più risorse. Non sta andando per niente come speravo. Questo è quello che vuole le bombe, se le può anche tenere. Bombs are key. Bombs are key. Non è totalmente buona questa cosa. Stavo pensando di andare dal mendicante di... No, vabbè. Posso far saltare queste due cose. Siamo da mamma, quindi è inutile che me li lascio questi, se li deve per forza mangiare. Tieni. Ok, vediamo di fare del nostro meglio. Mamma rossa. Ugh!
momentaneamente mamma rosa. Ok, siamo riusciti a farla esplodere. Piccolo aiutino. Ci libera un po' l'arena. Patto angelico mi sta benissimo. Prendo questo. Ok, questi due li assorbiamo. Devo battere quest'angelo però. Allora, questi due li assorbiamo. No, potrei prendere questo. Vediamo cosa fa. 100%, ok. Quindi è buono. E questo lo dobbiamo ammazzare. In realtà potevamo aspettare a ammazzarne un altro, dato che avevamo stanze angeliche garantite. Sono tentato di assorbire la chiave invece di prenderla, perché tanto poi ne incontreremo un altro. Ma se smette di generarcele, non posso correre questo rischio. Perché se la run va bene, potrei anche fare Mega Satana sto giro. Ho bisogno di drop di cuori rossi, ma dannazione. Almeno non abbiamo più il problema dei patti. Non saranno più a pagamento, sarà tutta roba gratis, buona o cattiva che sia. È una tinted questa? Non credo. Proviamo, aspetta. Nope. Dovrò imparare. Ok. Un cazzo di cuore rosso, non ce l'ha nessuno. Quello mio, porca troia, se l'è fottuto. Non è possibile. Il bello è che c'è, per poco non ho preso danno nel tentare di prenderlo. Lo spreco piuttosto, guarda. Questi colpi affascinanti si stanno rivelando utili, curiosamente. Ok, posso farmi il boss Scolex. Vediamo se l'hanno cambiato, che Scolex faceva un po' discutere. Tanto l'avranno cambiato esteticamente, infatti. Fottite, non me ne frega più niente a sto punto. Mi sembra che funzioni praticamente uguale, anzi forse c'è più vita. Arriverà un momento in cui posso fargli male seriamente. Tipo così. Ah. Vabbè, non importa. È morto. No, quel mezzo cuore poteva servirmi. Va bene. Ok. Questo è incredibilmente utile.
anche questo io me lo prenderei sinceramente, mi cura pure, sì. Mi farei volentieri l'angelo, giusto per vedere se per caso hanno fatto che ti può droppare altra roba, ma sinceramente non credo, non hanno motivo di cambiarlo, però penso di poterlo battere senza problemi. Beh, ci ha dato una pillola di relax. Ah, giusto. Non che ci serva, però. Abbiamo Midas Touch, quindi. Relax Midas Touch, best combo. E questo? Perks. Minchia, io andrei dritto al prossimo piano. Siamo già a 36 minuti. Stiamo calmi. Ormai se lo prenderà per forza. Cioè, il bello è che abbiamo il potenziale di cariche veramente immenso, ma totalmente inutilizzato. Neanche per idea. Oh cazzo. Un sacco di soldi, ovviamente ormai non ci serviranno più a niente. Perks. Perks è buono. Siamo The Moon. Ok. Va bene. Gotti Junior si può fare. Non è utile. Ci riprendiamo la pillola di relax. Di Perks, ma visto che c'è quest'altro, la sfruttiamo un attimo. Mezzo cuore là, questo vuol dire che io no, stupido, rischioso, inutile. Ok, stiamo andando. Questi qua mi devo ricordare che esplodono, è una cosa problematica. Questo non è un problema. Ci attende un altro patto angelico. L'ultimo patto angelico. L'ultimo patto punto probabilmente. Un sacco di range. Non mi dispiacerebbe soy milk. Speriamo di più. Mi sembra che l'abbiano potenziato. Devo vedere. Lo scopriremo prima o poi. It lives. Aiuto.
Momento di massima concentrazione. Non è impossibile, però non è nemmeno semplice. C'è il nostro patto angelico e ci prendiamo il volo. Assolutamente. Ok, la rana si è risollevata. Magari adesso mi sarei sentito quasi in grado a fare la Darkroom, però il danno è scarso. Cioè il DPS non è malaccio, ma la statistica proprio di danno è scarsa. Qualcuno è vivo? Nella chat. Perks. Merda. Oh, ste Chantiners non le ho mai viste così utili prima. Devono aver cambiato qualcosa. Questo ormai se lo possono pure tenere, quindi lo assorbiamo. Diventa velocità e... oh, vabbè. Speriamo di non perdere il Bonheart. Con 99 monete sarebbe stupido non dargli tutti i nostri soldi. Vabbè, ha pagato in fretta. Cazzo. Che sto cominciando a capire anche questi nemici, però... ovviamente non è la prima volta che li incontro. Questo sarebbe stato utile parecchio prima. Oh merda. Praticamente è una run... cioè, l'essere Bethany non lo stiamo sfruttando per nulla, non abbiamo proprio modo. Stavo pensando adesso, è una run normale con il malus che non possiamo utilizzare i soul art, perché praticamente diventano carburante per un oggetto che non ha alcun senso utilizzare allo stato attuale delle cose. E io persisto nonostante ciò, c'è ancora la chest, magari nella chest le cose cambiano. Ma non credo a sto punto. Si sono ammazzati a vicenda. Buono. Faceva mica così prima. Cioè prima dovevi essere super veloce perché ti arrivava addosso più rapidamente e in più sparava in tutte le direzioni. Stavolta sembra che invece mi sia atterrato davanti. Valerne la pena. Ops. Ora ti rispondo. Ho intravisto un nickname familiare in chat. Con la coda dell'oculo. Del l'oculo, ovviamente. No.
I preti. Ci stanno i preti. Chissà se i preti convertiti ti possono... cioè ti curano. Ti riparano, insomma. Ti scudano. Bello sto gioco. Bart, qual è il suono di una sola mano che applaude? Sì, è nuovo. Non me la ricordo la citazione della sola mano che applaude. Cioè, mi è familiare, però... mi sa che non mi è mai capitata in età adulta, mettiamola così. Ecco qua. Secondo me ce la facciamo a fare Mega Satana. No! No! Ma scusami! Ho perso il mio Bonehart. Ma di nuovo. Stavolta almeno sono un minimo preparato. Aia. Tanto il Bonehart ormai l'ho perso. Però mi danno qualcosa. In termini di... cos'era questo? Cioè, mi danno qualche ricompensa, sembra. Era per la mucchiata. Mi è piaciuto così tanto che sono tornati... sì, la mucchiata... ah sì, la mucchiata dei mostri, bellissimo. Bellissimo. Andatevene. Forse ho capito qual è la differenza di Cermet e Tears rispetto a prima. Credo che la differenza sia che non solo quelli affascinati attaccano i tuoi nemici, ma i tuoi nemici attaccano anche quelli affascinati. Ok, io penso di poterlo battere Isaac senza usare perks. Me lo voglio conservare per Mega Satana. Già ci siamo. Ok, dai, facciamoci Isaac. Siamo praticamente alla fine ormai. E che Edmund ce la mandi buona per gli oggetti della cesta, guarda. Che run di merda. Ah, bello il Void, prendiamo il Void, sarà figo il Void. Porca troia, manco un oggetto da voidare. Ma perché? Cioè, non è possibile. Non penso che sia una cosa del Troll Engine, cioè, perché il Troll Engine non esiste. Edmund ha detto che il Troll Engine non esiste. Mi fido. Con tutta probabilità è solo che ho avuto particolare sfiga. Perché non è che mi sono usciti oggetti brutti, ma la build che stavo cercando di farmi non ha funzionato per un cazzo. Sto sopravvivendo solo grazie a perseveranza e pazienza e un po' di culo. Chissà che run potente che sarebbe potuto diventare. Dovrei essere al sicuro. In realtà il motivo... Book of Virtues ho sbloccato. Il motivo per cui sto sopravvivendo così facilmente è solo e esclusivamente che ho preso quell'oggetto che mi sta rallentando tutto il gioco.
Era un pesce d'aprile trollo. Allora, triple shot ci siamo. Sì. E questi due li assorbiamo. Vediamo un attimo cosa fa. Cazzi. E questo? Ok. Fanno cagare entrambi per quello che devo fare io, però ok. Almeno per questa stanza ci aiutano. Lo sparo triplo sicuramente lo gradisco, ma ripeto, volevo utilizzare di più le capacità di Bethany in quanto Bethany. Mi spammerò a manetta il Void dal boss, da Mega Satana. Intanto cerchiamo The Lamb, cioè The, sì, Blue Baby, cerchiamo Blue Baby e poi dopo averlo battuto ci facciamo Mega Satana. Ah, ricordiamo che siamo a normale in effetti. Se fossimo stati a difficile non sarebbe andata così bene, vaffanculo. Tutta sta fatica per uccidere per ultimo quello ciccione, Gluttony. Ed è morto mezzo secondo prima dell'altro. Forza. Bellissimo, magnifico veramente. Adoro questa cosa che succede. Bene. Questa è stata la run delle Charm Tears più di ogni altra cosa. Beh, sicuramente le stanze rallentate hanno aiutato di più. Però la rivelazione è stata soprattutto le Charm Tears. Ma se faccio così? Forse ho capito. Usando l'unicorn stamp, le mie fiammelle diventano invulnerabili, forse? Solart. Ma porca troia. Ok, questo qua lo potremmo anche assorbire. Tanto non ci serve. Non ci servono le bombe mega, non ci servono 5 bombe in più. Ok. Questo lo potrei prendere, però penso che lo assorbirò. Allora, partiamo da qua intanto. Dai, dammi qualcosa. E so Diamond, se no. Con tutti i soldi che ti sto dando, su. Puoi fare di meglio. Ok. Potrei assorbirlo.
E con questo ci pensiamo dopo cosa fare. Sto pensando. Quello non ha senso ormai portarselo appresso. Ma la run è finita. Quindi mi carico il void. Cazzo. E poi. Assorbo quello. Cavolo. Devo prendere io. Allora, meglio assorbire questo. Mi ha dato uno di danno in più, che male non fa. Mamma mia. Questo me lo prendo io. Ok, abbiamo finito fondamentalmente. Questo lo posso anche prendere. Potrei assorbire, avrei potuto assorbirlo senza problemi. Non dobbiamo preoccuparci più di tanto. Direi. Tanto il vero combattimento sarà dopo contro Mega Satana. Questo è solo per sbloccare Blessed Penny. Penny benedetto. Allora, poi. Direi che possiamo andare tranquillamente a fare Mega Satana. E concludere questa run. Questo è il potere di tutto quello che abbiamo accumulato finora. Che in realtà non è così male, eh? Ok, finito. È stato divertente però, è stato bello finché è durato. E in più adesso abbiamo tanti cosini attorno. Che sparano. Beh, non tantissimi in realtà, però ne abbiamo un po'. Glattoni, dammi una mano. Troppo tardi. Mi sta distruggendo i fuochi, il maledetto. Cazzo. Ho fatto. Volevo togliere. Aspetta, abbiamo altre cariche però adesso. Possiamo rifare la storia di prima. Cazzo. Non così tanto. Minchia, il suono del Mega Blast. Quello nuovo è figo, ci sta. Ok, prima forma andata. Perché non apri la cassa? Quale cassa? Ah, perché quella mi fa finire la partita. Devo battere quest'altro boss prima. Quello è quello facile e da quello si può tornare indietro. Questa stanza invece non ha uscita. Quindi normalmente uno si fa solo uno dei due, ma dato che io ho avuto l'occasione di poter fare tutti e due, mi prendo gli unlock di entrambi, anche se comunque li dovrò rifare ad hard più avanti. Per
Perché io ad esempio questa stessa run con questo stesso seed ad hard non ho idea di come sarebbe andata. Che poi vabbè, lo stesso seed sicuramente ad hard farà, genererà un piano diverso. C'è un piano, una run diversa, insomma. Non ho proprio idea. Abbiamo comunque abbastanza orbitali da proteggerci, che è buono, entro certi limiti. Abbiamo trovato restock, ma non siamo mai riusciti a sfruttarlo. È stata una run proprio di occasioni mancate. E possiamo andare a farci delirium, non è ancora finita. Penny Market, il caprone ha mangiato pesante. Blessed Penny e Glowing Baby. Quindi la run non è... Madonna, proprio qua la Curse of the Maze, che due coglioni. E adesso mi sono usato tutti i Soul Art perché non mi aspettavo di trovarmi il portale per il Void. Forse ho fatto male, comincio a pentirmene. Bello il Lucky Penny. Ci serve la fortuna. Perché non abbiamo più... Tutti dei Soul Art. E le Chantiers ci stanno aiutando. Allora, qua vale assolutamente la pena, anche se è stata una perdita di tempo. I nemici sono tutti campioni nel Void? Giusto, i nemici sono tutti campioni nel Void. La differenza rispetto a prima è che adesso ci sono molti più campioni. Cioè, i nemici sono tutti campioni se è disponibile una variante campione del nemico in questione. Ma non penso. C'è, ok. Exlax non è utile. Ematemesis potrebbe essere utile, Ematemesis in effetti. Allora non andiamo dai boss prima del tempo. Speriamo che la Curse of the porca troia o the maze non ci faccia entrare per sbaglio da un boss. No, ci hanno più vita di quello che sembra. Perché sono campioni, quindi ne hanno come minimo il doppio, tipo. Ma qua siamo al sicuro. Ecco, c'è quello che esplode. Se vi chiedete come mai il danno mi aumenta durante le stanze, è perché ogni volta che ammazzo un nemico Bloody Lust dà un aumento di danno. Non so, no, mi pare fino a 8 volte fosse l'originale, però potrebbero averlo cambiato. Ma ormai mi sento proprio alle prime armi, perché devo mettere in dubbio tutte le conoscenze. È quasi peggio di non sapere niente, dover mettere in dubbio tutte le conoscenze che si hanno. Che run del cazzo. Mi servirebbe una carta di teletrasporto, sarebbe comodo. Allora, qui non penso che ci sia delirium. Infatti c'è Gish. Noi abbiamo il volo, quindi il suo creep non ci preoccupa. Vabbè, è un boss del primo piano alla fine, quindi non avrebbe proprio senso preoccuparsi in generale. Mia. Questo ha più senso assorbirlo che prenderlo. Perché i Soul Art non li possiamo usare. Cioè non nel modo tradizionale. Trovare la Bibbia non ci aiuta. Abbiamo trasformato in un aumento di Shot Speed e di Tears. Ok.
Ci sono ottime chance che qua ci sia l'Elirium, quindi evitiamo questa parte della mappa per ora. Ok, gli occhi sono chiusi, mi era venuto il dubbio. Penso di poterlo battere, Delirium, ma non sarà facile. L'unica garanzia che ho è Immia Temesis e non è abbastanza. L'unica che ho detto? Garanzia? Beh, non è una garanzia. È un aiuto se le cose si mettono veramente male. Però a quel punto dovrò pure fare più in fretta di Dark Bomb per prendermi i cuori rossi. Mio. Allora, questo qua non è buono abbastanza e lo possiamo assorbire. Che tipo di bombe abbiamo? Normali, cioè d'oro ma normali. Quindi lo trasformiamo in un aumento di range, a quanto pare. Che palle. Potevo aumentarmi qualcos'altro. La fortuna, per dire. Mi sarebbe andata bene la fortuna. Devo stare attento. Pretty Fly, ormai... Cioè, siamo già al pieno di mosche, sì. Niente penny fortunati, attenzione. Quello si divide in due pure. Sono molto più facilmente identificabili i campioni, devo dire. Il problema è che devo imparare come sono adesso. Ah, ma a stento mi ricordavo neanche tutti di come erano prima. Ok, ci sono interruttori segreti? No? No. Perché mi è capitato di beccare interruttori segreti. Sembra proprio che gli attivi siano banditi da questa partita. Trovati talmente pochi e talmente tanto discutibili. Anche qui potrebbe esserci Delirium. In effetti con bombe infinite non dovrei nemmeno mettermi a cercarle. Le Tinted. Dovrei puntare i Crawl Space. Forza, diventa mio alleato, uno di voi, qualsiasi. Adesso che sono rimasto da solo come uno stronzo. Ok, quello ne faccio anche a meno. Anche se adesso lo prendo per vedere se è cambiato, ma non penso. No, mi sembra la solita merda. Completamente. Direi proprio che... Non è importante. Ah, pure i pipistrelli grassi adesso hanno la variante campione. Andiamo bene. Però questo è buono. Penso che me la caverò senza un po' di range in più. Adesso tra l'altro la statistica del range funziona che... No, basta sui set. Praticamente il numero indica quanti tile attraversa la lacrima prima di cadere a terra. Mentre la statistica delle tears adesso indica le lacrime al secondo. Noi abbiamo 2,78 lacrime al secondo. Attualmente. Bombs are key. È ormai irrilevante.
The Moon. The Moon. Buono. The Moon vuol dire che possiamo andare da qualsiasi posto per cercare Delirium. E una volta che lo troviamo non ci torniamo più. No. Questo è quello in basso. È mostro 2. Non è Delirium. Che ci dà di bello? Scatollo. Scatollo lo possiamo assorbire. Assumiamo che non faccia niente di nuovo. Ci aumenta ancora di più le tears. Abbiamo 3 lacrime al secondo. Teratoma. Non è Delirium. Ok, questo è buono perché danno. Danno abbiamo 14,75. Avevamo. È sceso. 8,51, vabbè dai. Quindi niente di tutto questo era Delirium. Magari tu sei Delirium. No, è Blastocyst. Difficile sto boss. Non è complicato sto boss. Il collare di gappi. Ma io l'assorbo il collare di gappi. Scusami, aspetta. Cos'è questo? Speeddown. È indifferente. Mi ha dato un po' di danno e lo gradisco. Oh cazzo. Che spavento. Non mi aspettavo proprio quella cosa. Speeddown. Inutile. C'ho claps. Perché no? Cambia niente. Vediamo se questo è Delirium ed è di Long Legs. Che ci dà? La Car Battery che io prenderei. Penso che funzioni. Mi auguro che funzioni. Perché non dovrebbe del resto. Non mi convincono quei campioni neri. Com'è che non hanno nessuna particolarità? Bene, Corso The Maze torna a colpire. Evviva la Corso The Maze. E il rompimento di coglioni che rappresenta. Ok. Come on. Posso sperarci in un crosspace tanto. Sperare è gratis. Hashtag sperare è gratis. Vabbè, adesso ci andiamo a fare uno dei due boss. Se è Delirium usiamo The Moon, se non è Delirium torniamo a prenderci la pillola di Perks. Anzi, di Hematemesis, che è questa. Curiosamente è vicina. È Delirium questo.
Quindi, adesso che sappiamo dov'è, andiamo dall'altra parte. The Lamb pure è bello tosto, eh? Chissà se non me lo darà la achievement di averlo battuto. Lo devo battere alla Dark Room, però sarebbe figo. Questo piano sarebbe stato facilissimo se avessi preso le Brimstone Bombs, ma se avessi preso le Brimstone Bombs probabilmente non sarei arrivato a questo piano. Ah, yeah. Mi sono distratto, colpa mia, mi sono distratto. Ok, questo potrebbe essere un aumento di statistiche, oppure approfittiamo di Glitter Bombs, vediamo che cosa, tipo Justice, mi va benissimo, che ci curiamo. Siamo The Tower anche, che come possiamo vedere sinergizza. Non intendo farlo per sempre, eh? Giusto così. Cerchiamo di ottenere almeno un altro. Un altro cuore rosso, insomma. No? Vai, mezzo cuore rosso. Va bene, basta, ci rinuncio. Sei uno stronzo. Hai preso e se lo lasciamo qui. Ok, dai, ci facciamo delirium. Dovremmo riuscire a farlo. Non facilmente, ma penso che ce la possiamo fare. Soprattutto se spammiamo bombe. Ah, giusto che abbiamo la batteria, quindi dura il doppio. Ok, finito. Oh cazzo. E Mom's Heart. Cos'era? Ok. È lui. È mosso due. È Isaac. È mamma. È Teratoma. È Death. È The Lamb. Appena torna a essere Delirium, questo è Ragman. Appena torna a essere Delirium uso il Void. Dove sei? Cosa sei? Diventa Delirium, meglio è però, eh? Preferirei a un certo punto. Ok, adesso qua gli facciamo il massimo di danni. Beh, non è durato a lungo, però glieli abbiamo fatti un po'. Ok, trasformato in statua d'oro e distrutto. Mi ha fatto un Delirium Flawless, tra l'altro. A meno che non si sia buggato. Magari il combattimento con Delirium è buggato?
Questo non va bene. Se faccio tipo exit e continue. Golden Razor. Aspetta un attimo. Cioè mi fa rifare il combattimento da capo. Senza che posso utilizzare il mio oggetto. Ma io l'ho già battuto Delirium l'altra volta senza... Cioè l'altra volta ero riuscito a batterlo e non si era bloccato. Non... Beh, ufficialmente è come se l'avessi battuto, insomma. Lo dovrò rifare, probabilmente. Perché se si è bloccato la prima volta non vedo perché non dovrebbe farlo una seconda. Simpatico che ti salva che hai usato le risorse ma non il danno che gli hai fatto. E vabbè, significa che ce lo dobbiamo fare in modo difficile, dato che ce l'abbiamo fatto in modo abbastanza facile, flawless proprio. Forse è per quello che abbiamo sbloccato quell'affare, qualsiasi cosa fosse. Era un golden qualcosa. E non era un unlock di Bethany, quindi... Aiuto. Aia. Non sono in una bella situazione. Ok. Qualcosa mi ha colpito, non so che cosa. Siamo a metà scontro. Abbiamo pure delle bombe infinite. Ma mica mi fido a usarle. Era Mega Satana. Ah, ecco cos'era quella cosa. Ogni tanto si trasformava in una delle mani di Mega Satana. Dicevo io, ma minchia. Ma mi ha... È diventato Mega Satana e mi ha generato dei mini boss. Giustamente, perché questo è quello che fa Mega Satan. Allora, non lo faceva nella versione vecchia. La trasformazione in Mega Satan mi pare che non ci fosse proprio. Ok. Male. È diventato l'angelo di Mega Satan adesso. Allora, sarebbe figo, ma veramente figo, trovare un momento in cui usare Metamesis. Spero che la permanente con le Red Invisibility mi venga in aiuto. Perché sennò veramente non so come posso fare. Posso prendere ancora un danno prima di usare Metamesis. Cazzo. Ok, ho recuperato qualcosa. Ho trovato Blockout. E questo è buono. Questo cura pure. Ok. Mamma mia che tensione. Però credo di aver ribaltato la situazione. Ovviamente se non me lo conta neanche adesso inizierò una nuova partita in un altro modo. Però non è rallentato sta... Non lo so. Ma non vorrei che è buggato quell'orologio ed è per quello che mi ha fatto. Che mi ha fatto quello strano risultato. Perché adesso sembra che si sia sistemato. Forza. Dai che ci sei quasi. Dai che sei quasi morto. E invece no.
Assolutamente no, è fermo. Non possiamo fare assolutamente nulla. A parte, potremmo suicidarci oppure iniziare una nuova partita. Abbiamo rotto tutto tantissimo. Questo è un bug bello grave. Eh sì, questo è proprio... è un soft lock bello e buono. E non mi ha dato neanche il premio per averlo battuto. Peccato perché non è che sia semplice. Se fosse stato ad hard mi avrebbe dato più fastidio. Allora, io proporrei... di provare la strada... Oh, grazie per il raid. Il raid, anzi. Buonasera. Siamo appena reduci da un game breaking bug di The Binding of Isaac. Vi siete persi Delirium che si impalla e non mi dà il cazzo di unlock che ho fatto con Bethany, però era in modalità normale, quindi non è la fine del mondo. Comunque ho concluso tante altre cose in questa run, però insomma, quack. L'invasione delle papere. Stai ancora cercando di sbloccarla? Io ci sono riuscito, mi sembra, al secondo tentativo nella live dell'altro ieri.